La seduta del 15 ottobre. Il Consiglio regionale ha svolto una seduta straordinaria sul servizio per le emergenze sanitarie 118, ha commemorato le 58 vittime sul lavoro del 2012 e ha ripreso la discussione sulla razionalizzazione delle partecipate regionali. In chiusura sul servizio 118 sono stati votati e respinti due ordini del giorno delle opposizioni e quello di maggioranza è stato ritirato prima del voto. Europe from outside. Ha preso il via il campus Einaudi di Torino Europe from Outside, serie di incontri promossa dalla Consulta Europea, rappresentata all'inaugurazione dal vicepresidente del Consiglio regionale Fabrizio Comba. Il ciclo di seminari è realizzato dal Dipartimento di Culture, Politica e Società e del corso di laurea magistrale in Scienze Internazionali dell'Università di Torino. Convegno al CERMIG. La convivenza delle diverse etnie nel mondo dell'infanzia. È stato questo il tema del convegno Bambini del mondo nelle scuole italiane, difficoltà e conquiste, la realtà piemontese, che si è svolto al Salone della Pace del CERMIG di Torino, organizzato dalla Consulta Femminile Regionale con i suoi gruppi di studio, Identità e Culture, Famiglia e Minori, in collaborazione con il Comitato Associazioni Femminili di Torino. Cerea Party. Presso la sede della Pastorale degli Universitari di via 20 Settembre a Torino si è svolto il Cerea Party, festa di accoglienza delle matricole universitarie fuori sede, organizzata dall'Arcidiocesi di Torino. Nel corso della serata è stata effettuata la premiazione dei vincitori di Fatti di Vita, concorso fotografico per studenti universitari, promosso e patrocinato dalla Consulta regionale dei giovani. Torino incisa. Nella sala incontri dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Consiglio regionale in via Arsenale a Torino è esposta fino al 13 novembre la mostra Torino incisa, curata dall'Associazione Gli Amici dell'Arte di Pianezza. L'allestimento propone una trentina di opere realizzate dai 20 artisti che hanno intrapreso un percorso di approfondimento dell'arte incisoria.